Ave. Han spento già la luce e purtroppo son rimasto. Comincia questa seconda serie con una ferale notizia. Enzo ci ha lasciati. Avremmo voluto non fare la trasmissione, ma noi andiamo sempre avanti. Lo show va avanti e quindi noi non ci fermiamo. E quindi stasera condurrò io. Oh, che si è messo a dire. Chi è? Ah, sì, oh, il fantasma! Sì, diciamo così. Vorrei capire chi è che si è messo a diffondere la notizia. Spegni questa candela! Oh. Oddio, onestamente parlando, salve. Beh, insomma, dà l'idea. Ma vorrei capire lei, chi si è messo a dire che io sono defunto. Ma non lo so chi ha messo in giro questa. Il morto sta bene in salute. Guardi, sì, ti posso dare del lei oggi. Ma ci guardi lei. Sì. Guardi lei. Ci sono strane voci sulla sua sopravvivenza. Come ha passato le vacanze? Insomma, non c'è male. Non c'è male. Però qualcuno, qualcuno vocifera che lei abbia avuto poco tempo per le sue attività più intime. Beh, insomma, voglio dire, da un certo punto di vista anche. Non del tutto, però, voglio dire. Si dice che lei. Niente, però. Non lo so se niente, però si dice. Qualcuno dice che lei ha questi problemi perché. Penso troppo. Pensa troppo. E sto in mutande. No, non cominci ad esagerare. Comunque, questo è il rosso e nero, sì, eh? Capite, lo so, è dall'aldilà che dove. Quindi quale lei dica quello che vuole, parli pure. Ma anche lei a parlare parla troppo. Lo so. Qualcuno sostiene che lei parla troppo. Lo so, sono. Dove si sono fatti Natale si faranno anche Pasqua. È sottile. Sto troppo lontano dal tavolo, poi mi devo avvicinare, devo scendere dal trespolo. Scenda dal trespolo, sì. Sposti la candela che ha spento. Il gesto apotropaico. Non lo faccia, non lo faccio in diretta, cortesemente. Però voglio dire, insomma, è sempre bene, scusate se mi alzo. È sempre bene che si faccia. Posso salutare bene. Francesca, che è la prima che si è collegata. Me la posso immaginare, yes. Non aveva saputo la notizia, poi per fortuna lei si è ripresa. Insomma, voglio dire, anche perché. E anche Aldo, e anche Andrea, e potrei proseguire, però salutiamoli costoro. Tutti. Non li conosciamo. Buonasera dalla seconda edizione di Rosso e Nero. Benissimo. E quindi cominciamo con i nostri ospiti. E novità scoppiettanti, vogliamo dire, saettanti. Ne parliamo dopo o la diciamo che subito? Cosa? Che una cosa? Novità che ci sarà. Diciamola adesso. Ma allora, prima di tutto salutiamo il maestro Vanni Miele che entrando Batman che non è qui stasera con la sua piccola orchestra. E dove sta? Si è fatto talmente piccolo che non si vede l'orchestra. No, entrando da ectoplasma mi sono reso conto che mancavo qualcosa. Certo, manca, però c'è la sua presenza e anche le sue musiche. Aleggia come? Sifridina è una cosa, un fiume. Ma lei mi dica la verità, quest'anno con Sifridina. Ma come caspita? Sifridina. Insomma, con lei c'è pure un fan club, Sifridina. Ma pare, lo so. C'era, infatti, il presidente del fan club è collegato. Sì, Andrea è il presidente del fan club Sifridina. Un altro sciagurato che come noi, insomma. E l'Aglianico pre-partita che ha fatto, insomma. E io avevo saputo la notizia. Avremo anche un altro tormentone. Un altro tormentone che viene dall'altra parte del mondo. E chi è? Non si può dire. No, lo dica solo il nome e poi la settimana prossima ne parliamo. Chica da Silva. Chi? Da Silva. E chi è? A Negra. Vabbè, lo scopriremo. Calma, che non la dice Negra. Così, A Negra. In lingua portoghese, nero si dice negro. Qui non è un dispregiativo. Quindi questo è il rosso e negro. Rubro negro. Sì. Allà. Come Flamengo, per esempio. Flamengo è la squadra rubro negra. Vabbè. Di Rio de Janeiro. Ritorniamo un attimo sul trespolo. Quanta gente si sa che sei. Guarda, sono contento. Saluto anche Robert. Tina.
Robertina. Robertina. Vabbè. Allora, il trespolo a cosa serve? Il trespolo. Quello lì dove c'è ora c'è Batman. Per i pappagalli. Se avremo il pappagallo, lei è anziano, quindi probabilmente ne avrà bisogno. Qualcuno sostiene che insomma già sono in Serena, età da pappagallo. È arrivata anche Serena. Sì, allora? È meno male che è Serena. Allora che devo fare? Che devo dire? Il trespolo piccola... e poi facciamo entrare l'ospite. Se sta facendo, insomma, sì, sì. Insomma... Anna Maria Mollica. Oh, eccola qua. Benvenuta. Benvenuta. Buonasera, benvenuti a voi. Vi voglio salutare. Vieni qua, vieni qua. Colpo di scena. Colpo di scena. Ah, oh, che pensate. Guarda, e ci sono anche le riprese dall'alto che tu non puoi vedere. Io sì. Le riprese dall'alto. Dall'alto, lasciamo stare che è meglio. Allora, Anna Maria Mollica, che conosciamo. Io sono venuta a vedere lo spettacolo che sta di qua, sì, che siete voi. Noi siamo uno spettacolo, uno spettacolo. Guarda questa, una prece, una prece. E praticamente insomma, se n'è andato. Ed è tornato. Se n'è andato da una sorta di ipocrisia dilagante, da una sorta di perbenismo soffocante, stantio. Anna Maria Mollica è sociologa. All'ombra dei cipressi o dentro l'urne. È sociologa. È sociologa. Sì, Anna Maria Mollica. Veramente. Lui lo sa bene. Lo so bene. Conosco altre sociologhe. L'ho messa in difficoltà col tablet. Sì, ma non si preoccupa. Va bene. Ed è anche specializzata. Sì. In cosa? Presso l'Università di Urbino. Urbino? Città ducale. Noi sappiamo tutto. Il Montefeltro. Però prima di Montefeltro. Non lo so. Ecco, i signori di Urbino erano di Montefeltro. Vabbè, saranno di Montefeltro. In sociologia sanitaria. Allora lei può fare un TS al signore che ne ha bisogno di tanto in tanto. Allora facciamo una cosa. Prima di proseguire con la prima domanda, sì, con queste conversazioni. Ma io vorrei solo una cosa, se lei, Orlando, mi permette. Per avere Anna Maria Mollica in trasmissione, questa mia sarà semplice. Ma tu dovevi parlare con le stelle, per prudente, forza. Non è prudente, perché, per come. Ma, no. Ma rompiamo gli indugi, ma sì, e vada. E comunque è seduta lì. Ah sì, sì, è seduta lì. Perché quella sedia vuota, ma prima o poi la colmeremo. Vabbè, cosa accade a questo punto? Che accade? Se lei si la locandina! La copertina! La copertina! La locandina, la copertina. Vediamo la copertina. Non mi riesce a entrare in testa, niente. Si fidrì. Vediamo. Shocky My Town. My Town. Il maestro Battiato, che anche lui aleggia, anche lui purtroppo aleggia. Non può tornare con lei. No, io mi sono Garibaldi. Allora, Anna Maria ha operato, sì, presso, ha operato presso la provincia di Benevento. E poi verso la regione, perché il centro per l'impiego è diventato regionale. In un settore delicato, che è quello del lavoro. Però, se lei vuole iniziare pure a sorseggiare, faccia pure. Diciamo che in effetti noi la conosciamo, al grande pubblico è nota per avere ricoperto cariche pubbliche di un certo tipo e di un certo livello. Era stata consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle per un quinquennio. Tre anni e qualcosa. Tre anni, è vero. Sì, perché sono subentrata a Nicola Sguera. È subentrata. È talmente forte il turbinio delle cose che non ci siamo dimenticati che è entrata al posto di Nicola Sguera. Nicola, che salutiamo. Che salutiamo straordinariamente, con un affetto smisurato. Che poi insomma, ha tenuto fede a una sua linea di principio, perché quando c'è stato poi il governo con la Lega ha detto no, io dall'avvertenza mi elimino, ed è uscito dal Consiglio Comunale e anche poi dal partito che insomma si dava per morto Anna Maria, e invece morto non è, e quasi quasi acchiappava il PD. Si taccia. Vabbè, ha subito uno scossone. Scusami, lui... È un fenomeno da curare, come da baraccone, perché dimentica tutto. Cosa deve fare ora? Chi? Così lei si allena. Ha fatto la domanda. Sì. E allora? Ah, la clessidra. Vabbè, prego. Scusate, è la prima puntata. Io già con queste cose ho una profonda idiosincrasia. E quindi di conseguenza non mi ricordo. Però neanche lei si ricordava spesso della clessidra. No, ma sì. Lo so, il tempo scorre. Allora,
E quindi la domanda era dato per morto? E invece no, anche lui sta bene in salute, sta benino in salute, in fin dei conti, come questo signore che ci ha fatto. Certo, è riuscito ad arginare la perdita di consenso rispetto alle politiche del 2018, dove... Quelle non fanno test, quelle sono una cosa di epoca, unica nel suo genere. Eccetera. E invece, appunto, era stato, i sondaggi prevedevano al di sotto del 10% la prestazione politica del Movimento 5 Stelle, e invece poi, nonostante lo scossone di Di Maio, ha tenuto. Di Maio? Lo scossone di Carnea, di chi era costui? No, Di Maio, non lo so, pare che forse entri in giunta con De Luca. È così dicono, però dicono che la come si chiama la dai, non mi ricordo come si chiama, chi? Ciarambino, non mi ricordo, scusatemi, non ci potrà, sì, vabbè, oddio, e chi entra e chi esce, proprio dalla Feluca a De Luca. Vabbè, sì, esatto. Vabbè, stasera lei è simpatico. E quindi diciamo che rispetto a questa erosione di consenso che c'è stato indubbiamente, il Movimento 5 Stelle ha tenuto. Ha tenuto grazie a che cosa? Al fatto che Conte, che è il leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto una campagna elettorale, secondo me, esemplare. Non ha sbagliato niente. Anche adesso continua ad affermare, nel momento in cui diciamo, si è reso promotore di una manifestazione di piazza per la pace, eccetera, ha chiesto che non ci siano le bandiere. E questo, insomma, già... la dice lunga, cioè ogni volta che Conte si muove, evidentemente sa come muoversi. Anna Maria, ti interrompo. Sa come muoversi, ora. Ma... Ad eccezione... Noi non abbiamo avuto un candidato sindaco a Benevento, che poteva essere lei, perché Conte ha deciso di non muoversi. Ad eccezione. Ah, quindi là non mi hai fatto finire di parlare. Ma io ti dovevo fregare. Non mi hai fatto finire di parlare. Le ha azzeccate tutte, tranne una. Vabbè, ma poi si innesca tutta una serie di discorsi, perché tu nei confronti degli altri... Insomma, tuoi accoliti, insomma, non godi di ottima pubblicità, di simpatie particolari, anzi qualcuno... Mi dispiace per loro. Che mi dice che tu sei stato un po' protagonista, ti sei buttata avanti, hai avuto un interlocutore con Conte. No, io non sono stata protagonista. Io dicono così. Sono stata l'unica a dissentire rispetto a questa decisione scellerata. E per fortuna c'è chi dissente. Anche Pasquale Maglione si era detto contrario. No, Pasquale Maglione adesso non è più nel Movimento 5 Stelle, ma Pasquale Maglione è stato quello che mi ha redarguito di più. Perché in una call infuocata mi chiese di dimettermi e di chiedere scusa, perché io avevo osato dissentire rispetto ad una decisione di vertice, che era quella di non presentare la formazione di una lista del Movimento 5 Stelle. E io dissi, ma veramente chi si deve dimettere? Non so io. Ma sono altri personaggi che ci rappresentano e che comunque non hanno tutelato la lista del Movimento 5 Stelle a Benevento. Io però mi sono fatta anche un'idea di questo, nel senso che io penso che Conte non aveva in cima ai suoi pensieri la città di Benevento. Forse ovviamente qualcuno gliel'ha ricordato. Qualcuno gliel'ha ricordato, telefonicamente, gli avrà detto poi restituisco il piacere. Con i telefoni, quella persona in cui parli, ha voglia. Piange il telefono. Piange. In quel caso ride il telefono. Allora, ci sono varie ipotesi, tra quelle più accreditate ci può essere anche questa, che Conte non aveva Benevento in cima ai suoi pensieri. Benevento non è Milano, Roma, Napoli o Torino. Pertanto lui si è fidato dei suoi filtri. E dei nostri rappresentanti. Nel momento in cui è venuta meno e Conte è stato contrario al nostro appoggio al sindaco Pirifano, perché? Perché Mastella ha buttato la palla nel campo avversario e ha accampato delle ipotesi. Vedi, poi dice che io sono fissato con le palle. Lui prima ha buttato la palla, poi il campo da golf. Poi le palle ci sono sempre. Quelle una palline, però. Vabbè, sempre palle sono. Le palle di Orlando, non solo le mie. C'è stato. Allora, innanzitutto, Conte è stato eletto leader del Movimento 5 Stelle quando ormai c'era poco tempo per presentare le liste alle amministrative. Quando
e quindi praticamente agli inizi d'agosto, il 6-7 agosto è stato eletto. Entro il 19 agosto bisognava presentare le liste. Nel momento in cui abbiamo fatto una videochiamata, lui ci ha rappresentato il non gradimento del candidato sindaco, il che ci ha disorientato, in quanto noi avevamo condotto una campagna elettorale insieme. Il 17 luglio avevano dato i vertici, non so quali vertici. Non gradimento per presunti balconi, presunte logge. Sì, esattamente. È questo il motivo. Sì. A massoneria. Dicevano chiaramente, ormai sì, l'abbiamo sgomato. Ma noi avevamo individuato nel campo largo, perché siamo stati gli andesignani a livello nazionale, in questo campo largo, in questa intesa programmatica che avevamo realizzato con il PD nel tavolo del coordinamento istituzionale, avevamo individuato Perifano concordemente con gli altri, avevamo condiviso questa candidatura, non certo per questa sua caratteristica, ma perché è una personalità di alto profilo, sia nel campo professionale che nel campo dell'esperienza politico-amministrativa, e ci sembrava ed era la figura più giusta per noi per rappresentarci. Nel momento in cui Conte ha dato il suo niet per una serie di motivi, questo ci ha disorientato, per cui io ho proposto, sono stata l'unica a dire, dico, ma se non possiamo andare in coalizione con il PD, c'è una terza via, andiamo da soli. Che sarebbe stata anche un'opportunità per tutti quelli che avevano votato a Benevento. Non avendo la data, poi i risultati si sono visti ora. Noi eravamo un gruppo di attivisti, di iscritti certificati, che stavano formando una lista. E quindi praticamente noi, al di là, anche se Conte ci ha deviato, insomma, rispetto a quello che era un nostro obiettivo, una meta preordinata, comunque stavamo presentando la lista. Quindi a questo punto, tant'è vero che alcuni di noi, me compresa, siamo andate in tribunale a presentare i documenti. Noi avevamo già presentato i documenti. Quando è arrivato questo stop in zona Cesarini, allora io dissi a Conte, nella call dei portavoce, disse, ma c'è un'altra possibilità, ci possiamo presentare da soli. E lui disse, Anna Maria, tu dici, ci potrebbero essere queste possibilità? Dico, sì, ci possono essere queste possibilità, noi possiamo presentarci da soli. E quindi poi al ballottaggio, visto ognuno che poi al ballottaggio la scelta è individuale e non c'è bisogno dell'autorizzazione del simbolo di partito, al ballottaggio ci ricompattiamo. E lui disse, datemi alcuni giorni per valutare. Dopo questi giorni ha fatto una nuova call a Ferragosto, il 16 agosto, quindi proprio entro tre giorni dopo avremmo dovuto presentare la lista e quindi i documenti, e disse no vabbè, ma io ho fatto una serie di valutazioni, di telefonate eccetera. E preferisco non di no. Preferisco di no. E ci lasciò. Vi ha incollati. Eh? Vi ha incollati. Incollati. E te la call. Non so, stasera è particolarmente brillante. No, infatti noi siamo passati dal campo santo al campo largo. Al campo largo. E quindi insomma praticamente minor, io sono stata l'unica che ha pubblicamente dichiarato questo mio dissenso, perché non ho condiviso questa scelta. E sono stata, cioè da allora è caduta la comunicazione con i nostri rappresentanti in Parlamento. Ex. Sì. Ancora sono parlamentari. No, sì, fino al 13. Ma dopo non saranno più. E perciò con i nostri parlamentari. Rimangono onorevoli sempre, però sono ex purtroppo. E questo, però io dico... L'onorabilità non gliela toglie nessuno, ci mancherebbe. Allora io dico, nella storia politica di Benevento, questo rimane un neo. Un grande dubbio e un grande neo. Incontrovertibile, anche perché, considerato l'esito delle votazioni in cui Mastella è stato riconfermato, per una manciata di voti al ballottaggio rispetto a Perifano... Poteva andare in modo diverso. Noi avremmo potuto cambiare, lo so che la storia non si fa con i sì, no, però se ci fossimo presentati... Fino ad un certo punto, Fino a un certo punto, però no, allora perché... sicuramente la storia non si fa con i sì, però se ci fossimo presentati molto probabilmente quel 4-5% l'avremmo avuto di consenso. Oggi non sarebbe stato azzerato la presenza del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Il problema è, a parte questo è stato l'immediato passato, nel senso che però è un passato che pesa sul presente. Però adesso c'è da riorganizzare le fila, certo. Perché il partito non ha più quelle
come posso dire, quei riferimenti roboanti di 4 anni fa, che erano probabilmente anche gonfiati da un sentimento popolare che montava l'antipolitica, la volontà di abbattere i santuari, questi simulacri imbiancati, e quindi di dare nuovo respiro. Poi in qualche caso non è stato proprio così, perché l'aria romana fa male. Può fa bene ma fa male, insomma. I leghisti se ne sono accorti subito. Ci sta il termovalorizzatore. Spesso come il titolo della nostra trasmissione di stasera, ci risiamo. Anche se sembrava che non fosse così, invece quelli che volevano fare le cose, no? E si sono trovati poi con questa arietta frizzante della capitale, che hanno cambiato la loro direzione. Ora però c'è da rifare il partito qui, con quello che il partito realmente esprime, cioè, a Benetton non mi ricordo quant'è la percentuale. Il 23,66. Insomma, è una cosa importante. Allora, dal casuoppolo magari passare ad un luogo... Scusi. Il casuoppolo. Non sa cos'è il casuoppolo. No, beh, casuoppolo incomincio a segnarmi questi termini. Sì, questa, casuoppolo. A Via dei Mulini esiste un posto che praticamente fu definito casuoppolo perché era un anfratto. Insomma, dove era la sede? Era la sede dove c'era c'è stata poi un'altra sede che è stata poco frequentata perché poi c'è stato il Covid. Però 2 volte a settimana io e Marianna Farese, che salutiamo ovviamente. Marianna Farese, che salutiamo. Erano le due rappresentanti dei 5 Stelle, lei se lo ricorda? Sì, ancora ricordo. Viaggia Farese. Quindi diciamo dal casuoppolo alla nuova costituzione di una struttura che possa in qualche modo assomigliare ad un partito, perché poi bisogna fare i conti col territorio, famoso territorio di cui si è parlato in modo abbondante, con riferimento al territorio, ed è importante perché è il territorio che esprime poi le personalità che debbono andare in un certo posto a rappresentare quel territorio. Allora, è impossibile che un partito che miete 10 milioni di elettori poi non abbia un riferimento. Non si può lasciare, ecco, questo è una critica che faccio e sono serio, a 2 espressioni consiliari l'onere di rappresentare il partito, che non c'è. Quindi l'obiettivo, se ancora tu ne fai parte del 5 Stelle, ma pare di sì, è quello di costruirlo, mettendo da parte tutte queste frizioni che ci sono state. Chi vuole farlo, magari anche qualche ex parlamentare che si è visto poco in questi 4 anni, qualcuno non si è visto per niente, ma poi si è riciclato attraverso anche un altro partito. Se insomma le streghe, le streghe, no, il PD, no, dico le streghe, quelle che non si sono viste, sono le streghe, le Janare. Lei sei sempre così, so io così. Vabbè, lei toglie il gusto dell'interpretazione, dell'esegesi. Allora, non lo farò mai più. Lei non è esegetico. Non sono esegetico. Allora, come si, da dove noi si parte? Abbiamo affrontato quel discorso della mancata presentazione della lista, sì. Però siccome è l'ennesima volta che ripeto la stessa cosa in solitudine, perché poi non c'è stata un'adeguata riflessione su questo all'interno della nostra formazione politica. Io direi anche di andare avanti e di andare oltre, di archiviare il passato, però essendo consapevoli che non possiamo ripetere gli stessi errori. In questi giorni io sto notando un certo fermento in città e anche in provincia. Ci sono persone, sia cittadini beneventani che iscritti del Movimento 5 Stelle, che mi hanno contattato. Perché vogliono che anche loro, insomma, hanno ripreso questo entusiasmo. Noi siamo una fonte di energia rinnovabile e quindi abbiamo ripreso. Già sono arrivati i fondi del PNRR. senza fondi. E quindi praticamente stiamo cercando. Questi ventastellari sono terribili. E quindi ci sono delle persone che insieme vogliono costruire una struttura territoriale a Benevento. Il nuovo statuto lo prevede? Prevede l'istituzione di gruppi territoriali che devono avere determinate caratteristiche. Ad esempio, per Benevento, tanto per dire, devono essere almeno 30. Questo significa che si può fare anche più di un gruppo territoriale, visto che abbiamo avuto almeno 6.900 elettori. Si può fare anche più, che poi gli elettori non necessariamente si traducono in attivisti, perché gli attivisti, cioè, se chi fa attivisti sarebbe l'invasione.
attivisti e iscritti certificati, perché chi fa parte dei gruppi territoriali deve essere iscritto al Movimento 5 Stelle e deve essere residente o domiciliato nel comune dove si costituisce il gruppo. Attualmente possiamo definirci un gruppo di fatto perché abbiamo bisogno dell'autorizzazione da parte di un organismo nazionale che è il Comitato per i gruppi per le politiche territoriali che deve autorizzare questo gruppo. Al di là di quelle che sono poi le procedure tecniche, eccetera, burocratiche, noi crediamo fermamente che il ormai è un partito, appunto, il Movimento 5 Stelle. Ma l'hai detto tu, se no ti correggevo. Il partito, il Movimento 5 Stelle, che è un partito che ha ricevuto comunque questa messa di consensi e arginato la deriva, soprattutto al sud. Tant'è vero che un'ideale cartina geopolitica, diciamo, grafica dell'Italia, vede l'isola del sud in giallo. Quindi il Movimento 5 Stelle deve essere. Cosa? Siamo ingialliti, dici. Siamo ingialliti, no, però non abbiamo littero. Ancora in carta pecoriti, no, ma ingialliti può darsi. Allora dobbiamo renderci consapevoli che c'è questa responsabilità. Noi abbiamo il sud nel nostro DNA. Ti dico cosa, ti interrompo. Dimmi. Sì, così funziona. Così funziona. Sì, sì. Sì, poniamo il caso per una combinazione astrale. Ehi. E tutto può succedere. Come? Astrale, poi ci sono le stelle. Le stelle, le stelle sono tante, milioni di milioni. Ma quella di Negroni. E facciamo pubblicità a Negroni, che peraltro è un settentrionale. Ci sta Negroni. Insomma, poni il caso che nel 2024 si dovesse tornare a votare per le amministrative. Mettiamo il caso e sottolineo Ma è prematura la domanda. Uno scenario imprevedibile, futuristico. Conte cosa farebbe se ancora Conte è il leader? Se ancora Conte conta. Massimo del partito. Lo scopriremo solo vivendo, però nel frattempo. Ci ha citato la citazione. Mollica, non copi me che copiavo Battisti, insomma. Battisti, la piuma. Battista, la piuma. Però c'è da dire questo, che Conte nel momento in cui ha diramato questo comunicato stampa, ha motivato la mancata presentazione di questa lista perché il partito non era strutturato sul territorio. E là torniamo. Ma non c'è nessuno, come facciamo un partito senza territorio? Come si può fare? Se c'erano 4 parlamentari e 2 consiglieri comunali. Non bastava. Forse ne voleva 10. Sul territorio. Sì. Quindi noi in questo momento, infatti stavo dicendo proprio questo, cioè noi dobbiamo trasformarci da partito di opinione in partito del territorio, e questo cambiamento non è automatico, dobbiamo crescere, cioè dobbiamo creare all'interno di questi gruppi territoriali, che poi sono giustamente previsti dallo statuto e sono delle cellule, diciamo, locali, dei laboratori che hanno messo un po' in soffitta gli originari meetup. Non ci sono più meetup. Tutto nacque con i meetup. Ma perché dovete complicarvi la vita con questi meetup? Ma i meetup furono l'inizio. Chi ha seguito le sorti dei 5 Stelle sa che i meetup sono Nazareno, stati l'inizio. Nazareno, tu sai. Lo so, purtroppo, sì, lo so bene. Meetup. Però, scusami, ma ti interrompo anche io. Anche perché abbiamo un piccolo contributo da vedere. È un contributo. Però. Sì, ma che significa meetup? Meetup. Ma studia. Incontrarsi, incontrarsi. Up, però in modo attivo. In modo attivo. Sì. Tu non invece down, solitamente down. Sei un meetup. Sono un meetdown, ti incontri in modo passivo. Lei insiste con questa storia. Qualcuno io vengo dal mondo dei giusti. Ritorno però a un po' di critica rispetto a fallo rispondere prima sul meetup. Rispondi sul meetup. Non lo so, i gruppi territoriali. Ci sono i nuclei territoriali. I gruppi territoriali. Gli avanguardisti. Nuclei territoriali, 5 Stelle. Avanguardisti. Non è che andate girando con. No, avanguardisti. No, non lo so. No, Diogene. Allora, una delle pecche più grosse è stata avere una classe dirigente probabilmente non all'altezza del compito. Perché si possono anche vincere le elezioni. Però poi bisogna scegliere bene i ministri. Oggi vedo che Conte attacca il nuovo governo perché non si sa chi metteranno, se sono all'altezza. Io aspetterei prima di vedere chi sono, ma poi vorrei anche capire
se proprio la classe dirigente dell'epoca era all'altezza. Qualche ministro era imbarazzante, lo possiamo dire. Anzi, sai che facciamo? In tema di congiuntivi ci guardiamo un contributo. Congiuntivi. Ma non c'è più quel ministro. Ah, ma ce n'è uno. Non c'è più. Vabbè, non c'è più, ma quella è la storia dei meetup. C'era anche un sottosegretario agli esteri che scambiò la Libia per il Libano. E vabbè, poi il tunnel che passa. Quello di vabbè, ma quello era... Non era il tunnel, non era Gelmini. Sì, sì, no, ma ce ne sta... No, ma io parlo in genere. Le classi dirigenti sono quelle. Si sono fatti passare di tutto. Contributo. Contributo. Forse. Lei è ignorante? Io sì. Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità. Non possiamo tollerare che arrivano dei migranti addirittura positivi e vadino in giro liberamente. Questo non è consentito. Peppiniello! Peppiniello! Un falso allarme! Sempre ho detto che il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro. Cara Giuseppe, compare nepote. Cara Giuseppe, compare. E mi compare mio nepote. Vabbè, vuole che io. Beh, caro. Caro Giuseppe. Compare nipote. Compare nipote. I miracoli che hanno fatto col Made in Italy in tutto il mondo in questi anni non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come questa. Se non ci fossero state situazioni come questa, perdonatemi l'emozione, perdonate. Napoli, stocio. Io stocio, tu stocio, non esiste questo. Non ti piace stocio? Sto! Che qualora Renzi staccava la fiducia al governo, non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi. Bravo, bravo. L'imperfetto non ce la prendiamo solo con Di Maio, perché lui, ma l'imperfetto è noi spariamo sulla Croce Rossa, però io ricordo che c'è un libro che è il bestiario della politica, certo, dove si ma sono vale succedute le cose della storia. Mamma mia. Per non parlare del centrodestra. No, io non voglio parlare del centrodestra, io voglio parlare dei 5 Stelle, io non del centrodestra. Io voglio parlare del centrodestra, perché no, poi avremo ospiti del centrodestra. Non ne vogliamo parlare. Al momento, se vogliamo parlare, parliamo del centrodestra. No, io dico il centrodestra. Ma scusate, ma la ciucciaggine non è che è diffusa dai politici. No, io sono ciuccia da quell'esempio di coalizione. No, io voglio capire perché ve la prendete tutti con il povero Di Maio, che alla fine è stato un buon ministro degli esteri. Che? Io devo dire, ve la prendete voi con Di Maio. Io dico che Di Maio ha sbagliato nell'andarsene. L'avete chiamato, lo hanno chiamato traditore, cioè forse un po'. Io mi forse un po' traditore, però, non è mica una cosa. Di Maio così ha sbagliato nell'andarsene, però io non è che me la prendo con Di Maio per come ha condotto. E tutti quelli che invece di prendere esperti si sono portati cugini, parenti, amici, invece di fare degli staff all'altezza del compito, perché poi uno vale uno, purtroppo, però non è stato così. Purtroppo questa purtroppo questo è il neo della politica. Vabbè. Parentopoli, il familismo e tutta una serie di cose. Io penso che io non mi capita mai che, non tu non mi è mai capitato, eppure ne conoscono qualcuno che mi ha preso un familiare e se l'è portato mio un familiare mio, no, il suo, e vedi chi te sei praticamente. Il problema sai qual è? Che tutti quanti partono con questa voglia di cambiare le cose, arrivano a Roma e dici, ma scusate, ma in fin dei conti ci sono anche le persone serie per bene, e vabbè, voglio dire, però insomma il landazzo, il modus operandi, il modo di fare, insomma, è sempre quello. Cioè, ma siamo qua, ma perché non è? Noi non vogliamo andare a Roma, noi vogliamo rimanere a Benevento. SPQB. Tu sei stata capogruppo in consiglio comunale. Sì. Giusto? Tu hai conosciuto Mastella. Ecco, vorremmo sapere le vibrazioni che ti ha creato, le emozioni che ti ha dato questo rapporto. Perché ma ride? Devo dire la verità, perché Mastella si è sempre sottratto a confronti in consiglio non comunale. Non si è seduto sulla poltrona, ma con lì. Mastella non ama stare in consiglio comunale, a maggior ragione non ama l'opposizione. Si collega con Mastella, ama. Lui ama circondarsi dei suoi yes men e yes women. E quindi praticamente noi l'abbiamo andata, io presentai la mozione di sfiducia a Mastella. Qualcuno se n'è andata in zone, insomma, dire costiere, diciamo così, ultimamente, queste women di cui parlavi tu, lasciando tutti quanti nello sconcerto.
E quindi giustamente questo è il gossip. No, è un fatto politico, nel senso che non ha partecipato a certe cose, insomma, qui in effetti no, dal punto di vista personale. Comunque non ci hai detto fa le scelte che vuoi. Al di là di tutto. Allora Francese, tanto per essere preciso, insomma, è sicuro. Ma la Francese. Presidente Commissione Cultura. Va bene. Non lo so, lo la conosco, ma è consigliere ha delle affinità con l'ex assessore. Presidente della Commissione Cultura con l'ex assessore. Non ricordavo più. Ma chi era all'epoca tu il presidente della Commissione Cultura? Non mi ricordo. Non si ricorda. E chi si ricorda? Anche perché le commissioni non dovevano parlare. Era il centrodestra. Era il centrodestra, bravo. Ma quando mai? Facevano tutto loro. Allora, vabbè. Nell'ambito della discussione ti faccio una domanda precisa, anche perché devi sapere che lei è sposata con un cultural influencer. Così si chiama? Rito Martignetti. No, così, lo definisco io, però... Rito Martignetti. E poi... Cultural influencer. Rito Martignetti, se uno sente Rito Martignetti può darsi che non lo conosce. Un influencer culturale viene la voglia e va a vedere le cose che scrive. Ah, ecco, ho capito, va bene. Sì, e poi pubblica, scrive anche un'altra persona. Ma te ne è una cosa che non va bene. E scrive anche un'altra persona. Che cosa? La moglie. E Juventus. La moglie, ma ci la moglie. Sei scostumato e sei sgarbato. No, è di una squadra che io non nomino da decenni. Non c'entra niente. Come non c'entra niente? C'entra tu vuoi andare oltre le appartenenze e poi pensi alle squadre. No, quella appartenenza non mi piace. E poi ha una figlia. Sì. Che ci ha pagato la figlia non è vero. Una gentilissima amica che ci ha fatto dono del suo libro stasera e che leggeremo con bellissime dediche. Gli apocalittici al tempo della pandemia. Quante volte abbiamo parlato di poche gente che faceva sono d'accordo. Sono scomparsa la circolazione. Sì. Aspetta, sta riesplodendo. Se arriva la peste saranno praticamente... Allora, ritorno a bomba su quello che dicevo. A bomba. Città spettacolo. Noi abbiamo avuto ospite anche... Chi? Il direttore artistico. E abbiamo avuto un colloquio franco. Anche Renato. Un colloquio Renato, che ci ha chiarito il suo punto di vista. Ora... Tu che l'hai vissuto sia all'interno del consesso comunale, sia oggi come politica, anche come cittadina e anche come appassionata, se dovessi fare un discorso sulla cultura in generale, cosa manca a questa città? Quante ore abbiamo? La clessidra? A questa città per la cultura mancano una serie di cose fondamentali. Io nel programma, allora io vorrei ripartire anche dalle proposte che abbiamo fatto nel programma elettorale delle amministrative del 2021, che poi però è abortito, è naufragato. Sulla cultura noi abbiamo proposto l'istituzione di un distretto culturale, perché il distretto culturale è un format, è un modo di costruire una rete tra le istituzioni, le imprese e i cittadini, per rilanciare la cultura e il turismo, anche i beni culturali della nostra città, la cultura e il turismo nella nostra città. La Fondazione Città Spettacolo, non conosco, che attualmente è un'altra carneade. È un UFO, è un'identità non ben individuata. Ectoplasma. Secondo noi dovrebbe fare da coordinamento istituzionale, cioè dovrebbe cambiare completamente il proprio ruolo, fare coordinamento istituzionale per, all'interno del sistema del distretto culturale, per organizzare una città spettacolo tutto l'anno, che anche tu, anche lui all'epoca. Il famoso calendario degli eventi, la città spettacolo. Sono cose ben note, insomma, avete fatto. Poi, bene per quanto riguarda anche l'aspetto culturale, noi abbiamo la chiesa di Santa Sofia, che è patrimonio UNESCO, ormai è l'undicesimo anno che è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO, però è abbandonata a se stessa. Io ho avuto modo di constatare personalmente che siccome c'è il parroco che apre la mattina e chiude poi ad una determinata ora la chiesa, al di là di quelli che sono gli orari delle funzioni religiose, e lascia incustodita. La chiesa rimane incustodita. Quindi qualsiasi persona, può anche vandalizzare, insomma, eventualmente, perché non ci sono impianti di videosorveglianza, non c'è nessuno a custodire quel bene che è patrimonio UNESCO.
Allora io dico, che cosa ci stiamo a fare a far parte della rete seriale dell'Associazione Italia Langobardorum quando mancano i fondamentali? Noi abbiamo proposto come Movimento 5 Stelle che la Chiesa di Santa Sofia passi da una sua funzione di culto a una sua funzione culturale e diventi, così come è stato durante la direzione del Museo del Sannio di Elio Galasso, la prima sala del museo, perché dietro all'altare c'è la porta che accede al chiostro e potrebbero tutelare questo bene, stare alla custodia del bene, i custodi del museo, che stanno lì, stanno dietro i custodi del museo e fanno un orario continuato dalle 9 alle 19. Basterebbe oppure solo si potrebbe affidare a cooperative culturali, c'è il bookshop, c'è Sanno Europa, cioè voglio dire... Niente, se no torniamo sui problemi suoi. Ho detto qualcosa che non no, l'ho detto. Non l'ho detto. E quindi praticamente non l'abbiamo suggerito. Non l'hai suggerito. Le soluzioni sono a portata di mano, ma non c'è proprio interesse. Cioè, già voglio dire, il complesso monumentale di Santa Sofia, il chiostro, appartengono alla provincia. Però praticamente la chiesa, cioè c'è stato, io ricordo che all'epoca con l'assessore alla cultura Rossella Del Prete presentai un'interrogazione in merito a questa, a questo abbandono e lei disse, vabbè ma noi periodicamente teniamo una riunione con la diocesi, con il prefetto, dice la prossima volta, lo dico, cioè voglio dire, tutto il rispetto per Rossella Del Prete, perché è una persona che ha sempre lasciato intendere come assessore alla cultura che ben poco poteva fare perché aveva pochi fondi, ma anche quando ho presentato l'interrogazione dopo aver fatto la detective con la soprintendenza e con il Comune di Benevento assessorata alla cultura per togliere dal degrado la Stele di Manfredi, che sta sul Ponte di Calore, che praticamente qualsiasi altra città valorizzerebbe, visto che noi siamo agli onori della storia per la Divina Commedia, perché siamo citati dalla Divina Commedia, avevo chiesto di ripulire il monumento ed eventualmente illuminarlo. Quando feci questa interrogazione... Allora, si illumina il campanile. Guarda, si illumina anche la... Facciamola concludere. Insomma. Assolutamente sì. Vabbè, ci sarebbero tante cose da dire. Comunque, per portare a termine questo discorso, quando chiesi al Comune, il Comune mostrò gli atti, chiesi l'accesso agli atti, aveva presentato un progetto alla soprintendenza per la ripulitura di questo monumento. Però la soprintendenza aveva risposto dicendo che c'era bisogno di restauratori certificati perché il monumento era fatto di bronzo, marmo, insomma, e vari materiali. Alla fine la cosa è finita lì. Quando ho fatto l'interrogazione per sapere lo stato dell'arte della situazione, l'assessore alla cultura dell'epoca, sempre Rossella Del Prete, disse io non sapevo niente di questa cosa, non è di mia competenza perché è di competenza di un altro assessore, però in giunta penso che si parla. Si dovrebbe parlare, non si parlano, e disse che le cose, le cose, secondo lei, si realizzavano se c'erano le congiunzioni astrali. Meno male che ho capito, il collegamento, le congiunzioni e con astrali. Le congiunzioni astrali possiamo vuole per replicare, perché insomma noi non... Certo, la inviteremo. Certamente. Che diciamo, consigliamo ad Anna Maria di andare sulla rotta di Enea. Purtroppo, lasciamo stare, sarebbe lunga. No, ad esempio, sulla rotta di Enea. Ecco qua, lo sapevo. Io sono stata l'ideatrice di questo itinerario turistico-culturale. Mi misi in contatto con il presidente nazionale, l'architetto Giovanni Cafiero, perché leggendo su internet vidi che c'era questo itinerario turistico-culturale transnazionale, perché abbraccia cinque paesi. Lo sai che hanno fatto? Turchia, Albania, Grecia, Tunisia. Hanno aderito, ma poi... Il Comune di Benevento non ha fatto alcun tipo di comunicato né di manifestazione. Ma erano presenti alla riunione? A Roma no. A Roma non erano presenti. Però il Comune di Benevento, siccome questo itinerario della rotta di Enea si basa canonicamente, diciamo, accademicamente, sull'Eneide di Virgilio, per cui gli itinerari di Enea sono tutti marittimi. Però
Io leggendo il libro di Rito Martignetti. Ui, vedi com'è bello, leggendo il libro di Rito. C'era un libro, il primo capitolo, parla di Diomede. Parla di Diomede, che ovviamente è il fondatore mitico della città di Benevento, e riporta un testo di uno storico bizantino, Procopio di Cesarea. Il quale... sono cose che piacciono a lui. Procopio di Cesarea. No, non lo faccia parlare, non lo fare parlare. No, e nel testo di questo storico bizantino si narra della venuta a Benevento di Enea. Perché? Perché Enea doveva ritirare da Diomede il palladio, la statua di Palla. Vedi, andiamo a finire sempre al palladio. Questa statua di Palla di Atena doveva essere portata, Enea doveva entrare in possesso di questa statua per andare poi nel Lazio per fondare l'agenza latina. Allora, quindi devo fermare, il problema sai qual è? Che poi tu ti devo però fermare. Scusa, una cosa sola, io poi ho replicato anche come cittadina, visto che non è stato fatto niente, no, a Palladio no, ho scritto una lettera aperta al presidente della provincia, allora pro tempore, attuale titolare, che poi è anche un mio ex collega, e al sindaco, però evidentemente questa lettera era aperta, ma non l'hanno proprio aperta. Si è persa la vita. È rimasta chiusa. Per liberare Diomede, per liberare Diomede da un androne, dietro le gabbie di un androne della Rocca dei Rettori. Non so se voi sapete dove sta Diomede. C'è Diomede dentro la Rocca dei Rettori. Ci sta Diomede nella Rocca dei Rettori. Andiamo. Sì, io lo so dove sta, però... Ma sta in fondo. Sta in fondo, ma non si entra nella Rocca. E non si può neanche accedere, no. Allora, dietro la statua di Traiano. Dove sta l'inferriata? Dove stanno le grate, l'inferriata? Diomede, invece, quella statua troneggiava nella sala consiliare di Palazzo Paolo V, perché il fondatore... L'hanno sostituito. La fiamma cornuta. Come si permette? No. Va bene, Dante li guarda, cioè, introduce... Guardi che lei sarà licenziata cornuta. E in Ulisse quella lettera aperta che io ho scritto, ho chiesto due cose sostanzialmente, di far tornare alla luce Diomede, perché se ci sono dei flussi turistici, che ci auguriamo che ci siano, perché è un percorso transnazionale che è stato approvato dal Consiglio d'Europa, è il 45esimo itinerario turistico del Consiglio d'Europa, se ci sono dei flussi turistici e vanno alla ricerca di Diomede, con Diomede, alla ricerca di Diomede, salutiamo Anna Maria. Ho presentato. Non se ne vuole andare più, praticamente. Per farla venire, perché questi 5 stelle sono tutti uguali. Però 5 stelle. Ho fatto una richiesta al sindaco anche, siccome quest'anno si è celebrata agli inizi di settembre la seconda edizione del Festival Internazionale della Rotta di Enea nell'area Flegrea, e siccome c'erano dei giorni in concomitanza con Città Spettacolo di Benevento, ho proposto una sorta di scambio di gemellaggio per fare in modo che si pubblicizzasse che Benevento è stata inserita in questo itinerario turistico, ma anche questo è caduto a vuoto. Un Diomede e due lettere. Peppiniello, quelle pizze diventano due, lettere un bar. Vabbè, siamo a posto. Avremmo dovuto fare Ma non c'è niente, oggi siamo senza musica. Ma perché rispettiamo il silenzio. Un'aura di tristezza. Va bene, saluta. Saluto Anna Maria Mollica, la ringrazio di essere qui. Visto che adesso ci apriamo ad una stagione diversa, la vorremmo qua, in altre circostanze. Esatto. Certo. Esatto. Venite, riempite la sedia. Io dico semplicemente venite che noi non vogliamo essere un comitato elettorale permanente, vogliamo strutturarci sul territorio insieme. Adesso importante che non siate ci rialliniamo sui nastri di partenza. Benissimo, ma gli saluti l'avvocato del popolo. Quando lo vedrò. Riferiremo. Quando lo vedrò sicuramente. Ciao, grazie, rimanete collegati, abbiamo un altro ospite, non c'è musica, non c'è niente. Regia, un po' di sottofondo, mettetecelo, qualunque sia. È vero che è morto, ma si riprende. Mamma mia! Mamma mia, mamma mia. Ok, dobbiamo iniziare con i riti apotropaici. Ciao, a tra poco, ora pubblicità. Sì. Chica da Silva. È arrivata la musica. È arrivata la banda. Da circa 15 anni siamo presenti soprattutto nelle aree interne con un unico obiettivo, quello di eliminare il divario digitale. Partendo da un piccolissimo paese dell'Irpinia, abbiamo raggiunto con la nostra rete circa 200 comuni,
per garantire una connessione veloce e stabile a famiglie, imprese, enti e scuole. Grazie alle moderne tecnologie abbiamo affrontato e superato le difficoltà del territorio per portare internet dove i grandi non arrivano. Consulsat. Internet facile, veloce, ovunque. Consulsat. Operatore di prossimità, associato a Soprovider. Gianluca Napolitano, ciao. Ciao, Domenico Passa. Come mai nei studi Lab TV? Volevo chiederti, cosa serve per entrare nel nuovo club? Passione. Passione giallorossa. Un nuovo spazio per tutti gli amanti della strega. Appuntamento alle porte di ogni weekend con interviste, le ultime dai campi e ovviamente canali aperti per chi ci segue da casa. Avrete la possibilità di interagire con noi con messaggi, telefonate, chat e perché no, anche direttamente in video da ogni parte del mondo. Appuntamento tutti i venerdì sera alle 20:15 sull'app. E in diretta streaming su labtv.net e sulle pagine social Facebook e Twitch di Lab TV. Benvenuti nel Club Giallorosso. Gastronomia Oliviero offre specialità locali mettendo a disposizione della clientela professionalità e servizio eccellente. Gastronomia Oliviero, un viaggio del gusto tra formaggi, salumi e vini pregiati. Casa. Vieni a trovarci a Torioni in via Chiesa. Per consegne a domicilio chiama allo 0825 17 24 323 oppure al 328 731 13 22. Con l'app, il tuo evento in diretta streaming in tutto il mondo. Vuoi organizzare un meeting, un convegno, un evento di formazione e vuoi raggiungere un vasto pubblico a distanza? Con l'app potrai riprenderlo e trasmetterlo in streaming sul tuo sito, su YouTube e sulle pagine social. I tuoi eventi così saranno accessibili ovunque. Basta un semplice click per vedere tutto ciò che accade in tempo reale. Gli utenti non dovranno installare alcun software e tutti potranno interagire con la sala, inviando anche le proprie domande o considerazioni. L'Hub, attraverso telecamere di alta qualità ed un sistema di regia professionale, ti garantisce una trasmissione fluida che può essere seguita attraverso qualsiasi dispositivo. L'Hub, oltre a realizzare la diretta streaming del tuo evento, si preoccupa di tutti gli aspetti tecnici che comporta. È sempre previsto un sopralluogo presso la location scelta per valutare al meglio tutto ciò che è necessario per un'ottima produzione video. La verifica più importante è quella relativa alla qualità della connessione internet presente. Questo aspetto è fondamentale per garantire la stabilità e la fluidità della diretta streaming. Se preferisci conservare la registrazione della giornata, i singoli interventi verranno suddivisi e i vari file potranno essere caricati sui tuoi canali video e/o sui canali di Lab TV. Affidati alla professionalità di Lab. Con la diretta streaming puoi raggiungere tutti coloro che non sono presenti di persona al tuo evento. Non ci sono limiti di distanza o di posti disponibili e tutti potranno seguire come fossero dal vivo. Con Lab, liberi l'immaginazione. Fuori nomi. Cosa le ricorda questa musica? Se mi ricorda... Aspetta. Cosa le ricorda questa musica? Cosa le ricorda questa... Vabbè, faccia presto. Allora, senta. Lo so, la conosco, cacchio.
ha spento già la luce. Chi è? Che? I Dick Dick. Però Italia è a tempo di Slorocci. Quelli poi facevano le cover delle canzoni. C'erano anche i Camaleonti. E anche i Camaleonti. Ci sono ancora i Camaleonti. Sono uno in meno. Perché uno in meno? È morto il cantante. No, i Camaleonti ci sono ancora oggi. Ah, dici in generale. Io parlavo del gruppo musicale. Non ce ne sono più Camaleonti. È morto il cantante. Ancora. Ce sono ancora Camaleonti. Veda lei. Vedi lei, come diceva Conte. Sì. Vedi venghino. Venghino, signori, venghino. Che? Lei ha questo problema e lo deve sanare. Qual è? Deve darsi un po' più da fare a tutti i livelli. Ma io non ho capito, ma mi posso fare da solo? È una voce che gira. Devo avere qualcuno con cui farlo. Vabbè, e non se, lo la lei, cerchi, già fa. Se la cerchi. O se lo cerchi. Ma ne parliamo con queste cose così. Vabbè, se ne parla in tutta Europa. Addirittura. Sì, tutta Europa. Sì. Parla di me. Non solo nel Sannio, ma anche in Europa. Si domandano perché uno. Non ha colto. Non ha colto. Nel Sannio e in Europa. Vabbè, allora, secondo ospite, l'avvocato Antonio Bruno Romano. Prego. Ecco, intanto condoglianze. Grazie. È un voto. Grazie. Pesante per il giornalismo del Sannio. Sì, sì, la voglio. Con profondo dolore. Sì, con profondo dolore. Lei è più freddo di me, Orlando. Dovrei essere io freddo, non lei. Lei si è ripreso. Come mai? Ma io parlo. Ah, lei parla. Troppo. Anche io, qualche volta. L'avvocato Antonio si è Romano. Messo come santo in trono. Santo in trono. Un santo laico. Puoi spiegare perché è laico. Laureato alla Federico II. Ah, questo laureato anche alla io Federico sì, II. Sì, sì. Pure io. Figlio di. Figlio di lo dobbiamo. Lo dobbiamo dovremmo dire. Scendere e metterci in piedi, però. Io lo faccio. Mi sono alzato. Andiamo. Che? Scendiamo. Chi è? Allora. Scenda. Scendo. Sono le poche persone di cui dovete avere memoria. Cioè, dobbiamo andare qui. E poi si arrabbia lui che non ci non può prendere. Venga Don qui. Ciccio. Venga qui. Che? Ecco. Allora. Siamo qua. Figlio di Don Ciccio Romano. Don Ciccio Romano. Che poi era comunemente detto così, certo, avvocato romano. Certo. Avvocato romano che universalmente noto così. Universalmente noto che ricordiamo simpaticamente certo. Perché era anche uomo di grande spirito. Certo. Chi è? Non posso. Martina, chi è? Che? Chi è? Mi sono alzato. Chi è? È qualcuno che si diverte. L'invasore. L'invasore. Il partito della bella ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Io non so se è per l'avvocato romano o per lei. Per tutti e due. Ah, beh, meno male che ha detto per tutti e due, perché se diceva. Poteva dire anche per tutti e tre, vero avvocato romano? Sicuramente. Chi è il terzo? Chiedilo a lui. Chi è il terzo? Alla luce del rapporto particolare che ci lega con il compagno Orlando, no? Alla luce delle sue caratteristiche. Tu già stai messo male agli occhi dei tuoi consimili. E un'altra volta i miei imparano come devono imparare i cinque e come devono imparare anche quattro, i vostri compagni. La banda dei quattro, pensa te. Però vorrei chiedere, avevo chiesto un po' di musica, ma no sempre questa, Vabbè. Non faccia battute ora che già lo so che cosa vabbè. Allora, chi è che canta? Lei rappresenta il foro di Benevento, cioè, vabbè, non è una detto così, non è una battuta. Grava su di me una grande responsabilità. In questo periodo rappresentare il foro, lei non lo può rappresentare. Però per far capire di chi si tratta, noi abbiamo sempre in uso mandare una piccola copertina. Sì. E quindi vediamo la copertina. Fa ancora caldo, però. Fa caldissimo. Sì. Fa caldissimo. La copertina per il compagno romano. No, per l'avvocato romano. Mica era una brutta parola. No, non è brutta. Cum panis. Sì, col pane. Colui col quale spezzo il pane, pensa anche a Vangelo. La raccolta di ricordi l'abbiamo vista questa anche giovanissimo. Questa competenza sua, perché io non ne so niente di lui non, no, ma non solo di questo, lei non sa niente in genere. In generale, però. Chi è la nuova interprete della trasmissione? Chi?
al posto di, della sifridina. Cica da Silva, a negra. A negra. Ma è un tipo strano. Non parla portoghese. Allora, cominciamo a discutere un po' senza remore, perché lei è fatto così. Certo. Ma anche lui è fatto così, anche io sono fatto così. Siamo tutti fatti così, praticamente. Questa... Siamo tutti fatti alla vado stessa al sodo, maniera. Orlando, vado al sodo. Vado al sodo? Sì. Non ho l'uovo. Vabbè. La città. La città oggi ha, secondo te, posso darti del te? Ti prego, alla luce del te, dell'antichissima amicizia che ci lega, devi darmi del tu. Del tu. Ha una bella voce roboana. Sì, 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 è simpatico l'avvocato Romano. L'identità della città, e non lo dico a caso, perché so che tu te ne sei interessato della identità in genere delle città, ma in particolare di quella in cui viviamo entrambi, e lui va e viene. Certo, punto nevralgico per qualificare l'identità di una città è sicuramente l'urbanistica. Insomma, nella massima sintesi è un terreno molto delicato e si coglie una incongruenza in questa fase su uno sviluppo delle cubature, delle superfici inversamente proporzionale ad una contrazione notevole sul piano demografico. Quindi c'è questa linea contraddittoria, questa forte incongruenza. E poi un riferimento va fatto senz'altro ad una scelta dissennata che parte da lontano, che parte da un consiglio comunale del 3 dicembre del 2013, è quella, la scelta della dismissione del patrimonio immobiliare di mano pubblica. Con l'adozione di quel piano, praticamente, la scelta strategica, che poi purtroppo continua però con l'amministrazione attuale, ma parte da lontano, parte da quel dibattito aperto, peraltro poi con delle conseguenze dolorose. Quello fu un giorno particolare. Giorno degli tafferugli, mai visti. Bravo, esatto, mai visti. Esatto. Infatti stavo arrivando proprio a quello, poi con delle conseguenze. Io assistetti a tutto il consiglio, fino alle 4 del mattino. Ah, magnifico, tutto, quindi, tutto quindi, quanto, quindi tieni, so di cosa stiamo parlando. Sai benissimo di cosa stiamo parlando e delle conseguenze. Ma dal punto di vista dell'indirizzo politico locale, parte da quel momento una strategia assolutamente dissennata, che è quella della dismissione degli immobili di mano pubblica con chiara vocazione sociale, il pattinodromo, gli ospedali, gli ospizi, i campi sportivi, quindi l'idea di cedere il nervo, il corpo dell'edilizia pubblica ai privati, e da lì poi parte purtroppo questa tendenza che continua anche con l'amministrazione in carica e quindi l'idea praticamente di cedere le strutture della mano pubblica, anche quelle proprio con una chiara vocazione sociale, con un'evidente funzione, ripeto, per la sanità, per lo sport, per la scuola, per la giustizia. Quindi la grande battaglia da combattere è proprio questa, ribaltare questa visione delle cose da un lato e poi razionalizzare l'idea dello sviluppo, dell'identità della città. Poi dopo passiamo al ruolo, alla vocazione della città, ma rimanendo sul piano dell'urbanistica, che è cruciale nella definizione di un indirizzo politico locale, rimanendo sull'urbanistica dobbiamo esattamente ribaltare questa scelta strategica, tornare alla mano pubblica. E poi per quanto riguarda lo sviluppo, recuperare l'antico, perché è una scelta folle adesso aumentare le superfici, aumentare le volumetrie a fronte di una contrazione senza precedenti nella storia repubblicana, una contrazione demografica senza precedenti. Quindi diciamo che da questa prima analisi, e poi passo la parola a Enzo, si coglie la mancanza di una vera identità o la mancanza della volontà di costruire un'identità. Anche le ultime scelte cui tu accennavi vanno in questa direzione, perché se si interviene su zone strategiche, tra l'altro
fa anche un po' sorridere il fatto di sentirsi dire, faccio l'esempio di Piazza Risorgimento, no? Che si vuole tornare alla vocazione di quella piazza così com'era. Se l'avessi detto io avrei passato qualche guaio. Il vero problema è che quella piazza non è più come era all'epoca e pensare di liberarla solo per occupare un altro spazio mi sembra abbastanza provocatorio. Non so se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. E tornando all'identità, al ruolo, la vocazione, ma l'identità di Benevento rimane sempre quella. Alla luce della sua grande storia, la grande archeologia che ha dietro la grande storia che ha dietro le spalle, la grande dimensione archeologica, l'identità è un'identità di città cultura, quella è con un territorio intorno che è il Sannio, che è un territorio notevole dal punto di vista paesaggistico, enogastronomico, cioè, beh, per quanto riguarda Benevento l'identità è città cultura, Benevento è una città della cultura. E su questo c'è tanto da dire, sono tanti temi da affrontare. Affrontiamo. Siamo partiti con un discorsi forti. Riguardo a una certa alienazione di beni, ci si è trovati, anche spezzare la lancia nei confronti delle amministrazioni, che non se lo meriterebbero tanto, ma bisogna sempre più farlo, ci si è trovati di fronte ad una situazione di grave dissesto economico, finanziario. Siamo in un momento di dissesto, non si vede la strada per chiuderlo su dissesto per tante ragioni, le abbiamo raccontate praticamente. Ma lei come fa a dire questo? Lei è certo dei numeri? Si sanno questi numeri? No, e quello che è grave è che i numeri non si conoscono ancora perché non c'è stata chiusura del dissesto. Di conseguenza non sappiamo a quanto ammonta la massa passiva. Però qualche alienazione si è dovuta in qualche modo obtorto collo fare. Però io tornerei sul discorso legato alle cubature, ai nuovi palazzi. Potenziali interventi. Ecco, io credo proprio che sia un discorso di carattere speculativo che sta alla base di tutto questo. Dobbiamo salutare con una certa enfasi il fatto, per esempio, che nel famoso bando periferie non ci sarà più spazio per un ulteriore palazzo, interrato o non interrato, che sarebbe dovuto sorgere a piazza, all'ex spazio La Salle, a piazza Vari, dove c'è il terminal bus, tanto per intenderci, non ci sarà più. Ma c'è proprio bisogno di aumentare le cubature quando ci sono intere zone della città che sono praticamente lasciate al proprio destino. Io ho fatto, nei mesi passati lo riprenderò, una rubrica che si chiamava Sgarro Passion Tour, partendo da Via Annunziata, andando al Trescene, e mi sono reso conto, alzando il naso verso l'alto, di quanti palazzi sono disabitati e quanto spazio c'è presente sul territorio, quindi che insiste sul territorio e che potrebbe essere, con una politica oculata, ben fatta, riproposti e abitati. Che esigenza c'è di fare ulteriori colate di cemento quando abbiamo larghe zone del centro storico disabitate? E mi sono fatto questa rubrichetta cercando di coinvolgere anche i comitati di quartiere, qualche politico, qualche amministratore, i quali dicono: ma in fin dei conti noi non possiamo fare nulla perché poi sono privati che insomma hanno ancora la proprietà di quei beni. E allora la politica che serve? Esatto. Bisogna cercare di andare a parlare ai privati e dire: ma che cosa vogliamo fare? Per esempio la famiglia Bosco Lucarelli, che ha un palazzo sontuoso che sta a ridosso dell'Arco di Traiano, ma versa in condizioni preoccupanti. È anche un problema di ordine pubblico: se si stacca un cornicione e va in testa a qualcuno, chi paga? Allora tutto questo dovrebbe essere materia governata in maniera sagace, e purtroppo non lo è. E questo è un problema che giustamente fa parte anche di quel concetto di coscienza urbanistica che ai più sfugge oppure non interessa. Hai messo il dito nella piaga. E a proposito, dico Bosco Lucarelli, non sì, per, sì, per fare un esempio, è un esempio. Tanti altri palazzi, sì, anche nobiliari, certo, Palazzo La Vipera, Via La Vipera, assolutamente, le condizioni in cui versa, assolutamente. Infatti, peraltro, a proposito di questo,
che desidero, appartiene alla Curia, tanto sì, per essere sincero. Desidero sollevare una nota di dolore per la situazione di abbandono, di degrado del Parco Cellarulo. È un parco con delle caratteristiche straordinarie dal punto di vista dell'archeologia, del paesaggio, dal punto di vista naturalistico, per la confluenza, per la presenza del bosco igrofilo, di una serie di uccelli, le tombe di età sannitica. Io 40 anni fa ho avuto il piacere e l'onore di fare la battaglia col comitato Giulemani per l'istituzione del parco. Finalmente, dopo tanti anni, è stato realizzato, ma la situazione attuale, carissimi, è drammatica. È drammatica. Tutte le strutture sono crollate. Come sapete, è in uno stato di degrado assoluto, è impraticabile. Tra l'altro furono bloccati per motivi anche legati alla, diciamo, ai palazzi che frequenti, i lavori che stavano andando avanti, e però poi non è stato fatto mai più nulla, e quindi soldi spesi. Io ricordo che ci sono stati anche degli interventi culturali in quel posto, era meravigliosamente bello, e poi si univa a tutto un discorso che poteva proseguire in varie parti della città, ma ai noi non è andata così, e quindi che possiamo fare, oltre che denunciare il fatto che forse questa città ha bisogno davvero di una visione diversa, complessiva, e non in compartimenti stagni. Almeno questo allora, è il mio punto di vista. Qua qui mettiamo il dito in un'altra, in un piagone praticamente, perché qui si vive a compartimenti stagni, vive a compartimenti stagni la politica, vive a compartimenti stagni l'informazione, che cura il proprio orticello ma non va oltre, vive a compartimenti stagni la Chiesa, che ha un peso determinante in questa città, cioè ognuno bada a non mettere becco in ciò che fa l'altro, laddove invece sarebbe importante che ci fosse compartecipazione. Bisogna mettere il naso in quello che fa l'altro, ma non perché si vuole in qualche modo approfittare, ma perché insieme si fa qualcosa per il bene della città. Città di 58.000 abitanti, ancora salvabile. Ci sono realtà molto più grandi, e non sono capoluoghi di provincia, che hanno problemi irrisolvibili. Qui si potrebbe ancora fare qualcosa se si fa amministrazione e basta. Vabbè, lei è tornato sulla terra dopo il viaggio tra le nuvole, e sembra non aver capito bene. Molto più in alto di me ha fatto un viaggio nell'oltretomba e ha trovato, come posso dire, tipologie umane molto simili alle nostre, anche se calate nella realtà del 200, mi riferisco a Dante, che parlava di uomini e donne dalle pulsioni eterne. E di conseguenza non è tanto le pulsioni terrene non le appartengono, come lo voglio ribadire, ma la gioia di rivederlo tra noi è comunque un pezzo importante. L'avevo perso e l'ho ritrovato. Per lei in particolare, caro Orlando, è una spalla Totò e Peppino. E come no, infatti. Io sono stato delegato una colonna, via, una colonna, è una colonna di nuovo tra di noi. Noi siamo le colonne dell'amor. Guardi lei, guardi come Conte prima, venghino, che l'avvocato romano è anche un godereccio, cioè in che senso? No. Nel senso, piace stare in compagnia, piace stare con gli amici, piace condividere la tavola. Ma noi avete avuto, posso dirlo, avvocato? No, prego, verissimo. L'avvocato è comunista. No, non lo so. In alto le rosse bandiere, sempre. Compagni dai campi e via. Venga qua. In alto le rosse bandiere. Ragazzi, compagno Orlando, dietro la R, peraltro. Vi voglio ricordare che il vento è cambiato. Siamo pronti a fare la parte nostra, ora come allora. Questo è amico dell'Ampi e dei tuoni. Ho tirato giù il vecchio zaino dall'armadio, mitra, mi preparo a tornare in montagna, mi preparo a svolgere il ruolo ora come allora. Ora più o meno, vabbè. Dovrei trovare. Faremo una difesa inflessibile. Uno pensa che i comunisti siano tutti mosci, tristi. No, sono tutti goderecci. L'unico triste è il segretario del PD, che viene cambiato ogni 5 minuti. Ma non c'è zicca proprio niente, cara tradizione nostra.
Ma voi, tu devi andare, non ti posso manco dire devi andare in Russia, perché... Ma fa solo casino. E dove vuoi andare? Da nessuna parte, la casa. No, ti dico io dove devi andare. Fare in guru? No! A fare? In guru. Il guru, in India. In India. Vabbè, a fare il guru. Allora, torniamo un po' serio, un attimo. Ci sono 10 persone... Al massimo sono socialista, così, vedi. Vabbè, ma lascia perdere. Così, proprio. Quella è l'area. Il massimo della sinistra. Il campo largo. Il campo largo. Il campo largo. Il campo largo. Allora. Torniamo a noi. Beh, ritorno nella cripta. Posso ridirlo in un altro modo? Prego. Torniamo a noi. Va bene, torniamo a noi. Tra le cose che valutammo un po' di anni fa, avendo sempre l'ottica della collaborazione, perché ci sono fasce della nostra società, anche in questa città, che hanno mantenuto sempre ottimi rapporti, certo, perché hanno compreso che la politica è libertà, per cui oggettivamente si può stare da una parte all'altra, però è la testa quella che... E il nostro rapporto è emblematico di questo, il nostro rapporto. Assolutamente sì. Però, dunque, tornando a noi appunto, abbiamo un discorso sul fondo librario che tu possiedi, avendolo ereditato e avendolo implementato. Cioè, volevamo mettere in filiera le biblioteche private, i fondi privati, ci sono anche altri privati che hanno bellissimi fondi, e creare una sorta di rete comunale delle biblioteche, in modo che chi voleva servirsi di quei libri poteva farlo, quantomeno se poi si fosse riusciti a digitalizzare i titoli, eccetera, eccetera. Insomma, un lavoro complesso. Lo fece Pietro Nigro nel suo locale. Non lo hai citato più, non lo hai citato Pietro Nigro. Nella seconda parte. Pietro Nigro. Non lo hai citato stasera, è partito di nuovo rosso e nero, non l'hai citato. No. Io catechizzo sempre Piotr. È Piotr. Piotr Czernie. Vabbè. E sarebbe la versione russa di Pietro Nigro. Poi ha un'origine slava, peraltro, anche lui. Lui da un po' di tempo non lo possiamo più chiamare Cola Russo, solo Cola, perché sennò... Russo è un parabrutto, praticamente, ultimamente. Questo fondo è rimasto lì, ben custodito, eccetera. Nessuno più ha avuto l'idea di poter veramente metterlo, non a te come privato, ma le varie amministrazioni che poi si sono succedute. Perché non hanno più sfruttato questo patrimonio immenso? Allora, intanto sì, ti aggiorno subito sugli sviluppi. Ricordo con piacere quella esperienza con te significativa. Peraltro ci lega questo antico rapporto franco, aperto, nella visione dialettica, e quindi anche una serie di esperienze e di ricordi veramente stimolanti e creativi per me. Per quanto riguarda la biblioteca, intanto vi è la fondazione Ciccio Romano, che è attiva e si occupa, tra le varie attività, appunto della gestione della biblioteca. Peraltro, nonostante poi le difficoltà legate alla fase Covid, le attività della fondazione sono andate avanti. Abbiamo organizzato la prima edizione del premio Ciccio Romano proprio quest'anno. Il premio è stato assegnato in questa prima, perché il fil rouge del premio sarà la difesa dei diritti, delle garanzie della persona, perché questa era una stella polare per Ciccio. Per la prima edizione abbiamo scelto le donne, il mondo delle donne, quindi abbiamo assegnato il premio a una serie di donne che si sono distinte nella lotta, nel contrasto contro la violenza di genere. Poi tra le ultime presentazioni di libri abbiamo presentato L'uomo cervo di Massimiliano Palmisano. L'uomo cervo con Paola Caruso, che è uno studio antropologico. Siamo stati molto vicini a questa iniziativa. Ah, quindi l'avete seguita, che è uno studio stimolante, incisivo, su questo rito che si svolge a Castelnuovo a Volturno, che è un rito di morte e rigenerazione, un libro stimolante per davvero. E tra i prossimi appuntamenti la presentazione di Pensiero insorgente di Nicola Sguera,
Poi faremo lo avremo anche noi, Nicola. Poi. Il poeta di San Cumano, intellettuale di poeta di grande spessore. Poi faremo una personale su Franco Dainotti, che è questo uomo di cinema, di teatro, questo produttore libero e indipendente, e faremo una personale su di lui. Presenteremo per esempio Confinati a Ponza, che è un documentario significativo, poi Il contagio, L'ultima fermata. Quindi le attività della fondazione vanno avanti, i fermenti. La gestione della biblioteca procede, non vi sono stati più progetti di quel tipo a cui facevi riferimento. Però si va avanti. Però le attività vanno avanti, la fondazione va avanti, la biblioteca funziona, procede. Ti posso interrompere? Sì. Volevo dire a due telespettatori che ci hanno fatto notare una cosa, mi è arrivato ora il messaggio. I primi si riferivano ad una nostra, diciamo così, volontà di interrompere Anna Maria Mollica durante il suo ragionamento, e il secondo, sempre riferito, non so se a te o a lei, che non dobbiamo parlare noi, dobbiamo far parlare gli ospiti. Allora io voglio chiarire che questa trasmissione si regge sul fatto che noi interrompiamo, e se non ci volete seguire, non ci seguite, semplicemente. Noi interrompiamo perché sappiamo che gli ospiti sono assolutamente e piacevolmente influenzati, Antonio, dalle nostre interruzioni. Essere stato interrotto da noi? Assolutamente no, anzi, una delle caratteristiche è proprio l'effervescenza della conversazione aperta, franca, senza... No, io onestamente non raccolgo questo tipo di critica. Io sono sempre aperto a tutto, cioè, magari noi facciamo un lei mestiere... è troppo rigido. No, noi facciamo un mestiere, non in tutti i settori. La critica però è essenziale, che non facciamo un mestiere pubblico, per cui ci mancherebbe altro. Ma non mi sembra che Anna Maria Mollica non abbia potuto esprimere il suo pensiero. Però è bene chiarire che chi segue noi questa trasmissione si abitua alle interruzioni. Noi siamo una trasmissione un po' naif, per certi versi. Molto naif. Molto naif. Molto naif. E vogliamo scientemente essere. E a tal proposito... E mi spiace che qualche spettatore non colga. Va bene, però fa parte del gioco. Mica voi l'unanimità come al solito. No, ci mancherebbe altro. Allora, carissimo, prima con Anna Maria Mollica abbiamo citato il problema delle classi dirigenti. C'era qualche congiuntivo che non andava, c'era qualcosa che non funzionava. Ti faccio vedere un contributo su una persona che dovresti conoscere. I comunisti sapevano parlare italiano. Vediamo il contributo. Ah sì? Non interrompo più nessuno. Sulla bacheca home, insomma, del nostro sindaco Clemente Mastella, e tentavo di leggere, interpretare ciò che voleva comunicarci attraverso i suoi post Facebook, no? Penso di non essere l'unica ad aver pensato che forse Mastella si è perso tra un apostrofo rosa, una virgola ed un accento, insomma. Quando le ciance, passiamo a leggere il post che ha fatto più rumore, il primo che ha fatto scalpore. Clemente Mastella, sindaco, scrive: poiché per ragioni di salute pubblica devo chiudere comunque al traffico la città, che ne dite di fare una qualche domenica ecologica? Punto. Sempre se non costrette YO a fare delle autorità di sanità anche altri giorni, sì, le polveri salgono all'improvviso. Siete per il sì al domenica o per il no? E aperto il sondaggio.
e aperto il sonaggio. Vabbè, ora il sonaggio sarebbe la raccolta dei suoni, ma a parte le battute. Mi, sa di menestrello medievale. È chiaro che quando, soprattutto a una certa età, lo dico io, ma lo dice soprattutto lui, quando si scrive, c'è il T12, come si chiama? Il T13, come si chiama? T9, che però in alcuni casi diventa T13 e quindi va veloce. 113, e si sbaglia. Però in linea di principio volevo introdurre l'argomento di cui abbiamo parlato anche con Anna Maria. Anche tu, che idea ti sei fatto, non di Clemente Mastella, politico, che ha la sua storia, che ha le sue... Anche la sua geografia. No, insomma, che comunque, nel bene o nel male, sono anni che resta sempre lì dov'è, e che praticamente ha portato avanti la sua politica, la sua visione, la teoria del viandante. Io parlo come sindaco. Allora, visto che hai fatto... hai cominciato il tuo intervento sull'urbanistica, in senso generale la città secondo te è cresciuta in questi anni oppure ci troviamo in un cul-de-sac? Carissimo Nazareno, siamo evidentemente in un cul-de-sac, è una situazione di stasi, peraltro consentimi di sollevare un'altra questione delicata a proposito dell'indirizzo politico locale, della situazione attuale, ed è l'acqua pubblica, il discorso dell'acqua. Ora, l'idea dell'incapacità del pubblico di gestire l'acqua è una invenzione che serve a consegnare l'acqua ai privati. Intorno all'acqua girano degli interessi colossali e ti devo dire, io ho seguito il Consiglio Comunale del 29 giugno del 2022, il Consiglio appunto sulla questione della prosecuzione dell'acqua con Gesesa. E in quell'occasione è venuto Alex Zanottelli, che è questa figura straordinaria, che è il paladino dell'acqua pubblica. L'acqua è un bene essenziale, è come l'aria, l'acqua deve essere, è per sua natura pubblica. Il discorso dell'incapacità di gestirla è una finzione che serve a dismettere. In quel dibattito ti devo dire che, per esempio, Mastella ha assunto una posizione arrogante, vi erano delle donne con Zanottelli, a un certo momento una donna lo ha contestato e Mastella ha perso le staffe, ha detto la faccio cacciare fuori, in un momento di democrazia, su una discussione cruciale, questo per raccontare un episodio, però per allargare lo sguardo, ma insomma con questa amministrazione fino a questo momento la città con evidenza palmare attraversa una fase di stallo. No, qualcuno dice che non facciamo terminare il pensiero. Prego, termina il pensiero. Che ti devo dire, anche un'altra nota dolente è quella della gestione della cultura. Tu qualche tempo fa hai pubblicato un post sui social con un ragionamento articolato su Città Spettacolo. Il tuo ragionamento, devo dire, che condivido totalmente, lo faccio mio, lo sottoscrivo, insomma. È una fase di forte declino di questa manifestazione che rimane comunque cruciale nella programmazione culturale del comune. Insomma, il declino è iniziato qualche anno prima, però in queste ultime edizioni devo dire che si coglie una caduta profonda
della qualità complessiva. Questo è lui che è parte in causa e può certamente parlare molto più di me. No, ma tra l'altro io voglio sottolineare solo una cosa, anche per dare spazio ancora per un po' all'ospite. Noi abbiamo poco fa sentito che la Fondazione Ciccio Romano, nel suo piccolo ma anche nel suo grande, riesce a fare un cartellone di cose importanti che possono piacere o meno, possono essere di nicchia o meno, ma le fa. C'è chi non ci ha creduto nella Fondazione, pensa che sia solo una struttura da tenere lì, ma il vero problema non è solamente Città Spettacolo, ritengo io, il problema è appunto quella della visione complessiva, perché c'è il declino nella parte culturale, ma c'è anche il declino sociale, c'è anche il declino economico, abbiamo centinaia di negozi chiusi e ora aumenteranno per le note vicende, anzi dopo a chiusura devo ricordare una cosa su un comitato che è uscito da un po' di tempo e che è molto vicino alla nostra TV per evidenti motivi. Quindi voglio dire, non è una questione di attacco politico, non so se sei d'accordo con me, è una questione di chiedere che si ami la città a tal punto da ridarle il volto che merita, il ruolo che merita, la storia che merita. Non so, cioè, non ti interrompo più perché no, sennò si arrabbiano. No, ma è questo. Se arrabbiano, non si arrabbiano, non ci passano anche da qua. Assolutamente, non si tratta di interruzioni, anzi è una conversazione, quindi è proprio la caratteristica di questa trasmissione, che è una trasmissione effervescente, briosa, proprio per questo, per la libertà dello scambio di pensieri, di valutazioni. Dunque, intanto, per tornare un po' al ragionamento, è venuta meno la centralità del teatro, è venuta meno la progettazione e quindi si registra una deriva verso il versante del nazional popolare e quindi poi anche tutta la discussione sulla rassegna. E poi la prospettiva della città. Ecco. Un'idea per la città, una vocazione per Benevento, una programmazione per Benevento. Su questo terreno, in effetti, l'indirizzo politico langue. Anche nel... Io credo che sia... Noi siamo al cospetto politicamente di una strana, di colti, una drôle de guerre. Toglierei guerre e lascerei drôle, cioè di un strano modo di intendere le cose. Noi abbiamo un consiglio comunale in cui esiste un'opposizione ed esiste l'amministrazione. La maggioranza non c'è, non propone, a parte un paio di elementi. Io seguo con una certa costanza i consigli comunali e le commissioni consigliari, che sono molto più vive del consiglio comunale. Non esiste una sorta di contrapposizione. Dalla contrapposizione nascono le idee. Ci si può anche, confrontare in modo duro. Si può entrare anche in conflitto. Dal conflitto poi possono nascere anche delle situazioni su cui lavorare. Quando manca questo... E manca l'humus sul quale costruire le cose. Allora si crea una contrapposizione tra l'opposizione, che in questo momento fa il suo compito, secondo alcuni bene, secondo alcuni meno bene, e un'amministrazione che spesso e volentieri si arrocca, come si arrocca il sindaco, che pensa di essere praticamente l'oggetto dell'attacco frontale, dell'attacco personale, perché è mastella e quindi di conseguenza ha un ruolo anche, come ti posso dire, di possanza fisica oltre ogni immaginazione. Questo non aiuta la circolazione delle idee e anche la contrapposizione. Di conseguenza tutto quello che si può fare, che viene da una parte, viene considerato un attacco personale. E poi c'è, secondo me, la grande cosa, poi lascio terminare lui, a prescindere dall'aggressività, che non si può amministrare una città, questo lo fa Mastella, ma lo potrebbe fare chiunque altro, pensando di fare anche un partito politico e politica. Non si può fare. Nelle condizioni date, posite, in cui la città langue, in condizioni terribili, perché mentre si parlava di campagna elettorale, c'erano le relazioni delle ispettrici dello Stato, che dicevano che i conti pubblici sono in dissesto. C'era un problema di bando periferie su cui si è basato gran parte della Feldanschauung, dell'amministrazione comunale in carica, che urlavano.
mentre si faceva campagna elettorale, il sindaco era impegnato in campagna elettorale, che purtroppo per lui non è andata bene. Questo non produce effetti positivi per la città, non li produce, ma può essere lui come può essere un altro. Chiunque si trovi a fare due cose contemporaneamente non lo può fare, non se lo può permettere. Si è avuto di nuovo un mandato popolare ed è al settimo anno di amministrazione della città. Allora, io chiuderei... Fatto il comizio! Bravo, bravo, bravo. Ti sei guadagnato un posto... Ma io so che dico tranquillamente, no, l'abbiamo detto agli altri candidati. Oggi si apre una stagione diversa. Lo abbiamo appena finito di dire ad Anna Maria, lo abbiamo detto ai due neoeletti che sono venuti i nostri ospiti in altre trasmissioni. Il punto di vista è la libertà di espressione e la capacità di dire sono d'accordo su questo e non sono d'accordo, al di là della tessera che può essere la stessa o meno. Caro Avvocato Romano, siamo alla fine. Cioè, nel senso, no, alla fine... Il fin della licenza io tocco. E allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui. Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitalità. Io devo dire due cose. Anche tre. Prima di tutto, le repliche cambiano un po' gli orari delle repliche di rosso e nero. Il venerdì dalle 11 alle 15. Sì. Dalle 11 alle 15. Alle 11 alle 15. In stile sovietico praticamente. Il sabato alle 8 e alle 18. La domenica, la domenica alle 20 e il lunedì alle 8. Per cui non ve la potete perdere. Assolutamente. Detto questo, ricordo che la nostra emittente, in particolare il nostro editore, per cui io mi guadagno la paghetta, tu invece sarai licenziato, ha dato vita a un movimento, speriamo nazionale, che si chiama Non posso pagare, che è legato... Non è certamente nazionale, non so se sia locale, ma nazionale... Ma cioè, attenzione, di sicuro, non prende il nome da Non voglio pagare, ma Non posso pagare, e mette insieme una serie di imprenditori... Non possumus... Una serie di imprenditori e anche di cittadini che possono aderire attraverso il sito, attraverso la pagina Facebook, su una problematica che ahi noi sta diventando sempre più concreta. Detto questo, salutiamo l'Avvocato Romano, io saluto il mio amico collega, la prossima volta non morire più, perché sennò non puoi fare. Cercherò di evitare di morire. E poi soprattutto, Sì. Segui il consiglio. Impegnati un poco su un certo versante. E comunque non è soltanto un problema che riguarda me, ci vuole una controparte. E trovala. Non ci sta, vabbè. Certo, non te la trovo. Oddio, ci sarebbe anche, ma in fin dei conti. Va bene. Vi ringraziamo, ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo. A parte ogni giorno. Non lo so se ci arriviamo vivi a giovedì prossimo. Va bene. Tu già sei morto. Cinso. Io sono immortale. E lo so. Vabbè. Buonanotte. A giovedì prossimo. Buonasera, buongiorno, perché può andare in replica. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Totò e Peppino. Sì.